Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Spero abbiate passato un buon fine settimana lungo. Io come al solito tengo separate i miei video ufficiali da questi che sono più personali, perché ovviamente la società civile si muove a prescindere dalla politica. Quindi, detto che ufficialmente sono totalmente impegnato per risolvere l'emergenza dell'articolo 10, che è un'emergenza per decine di migliaia di artigiani e di PMI, quindi detto che ufficialmente tutta la settimana scorsa e quella che sta entrando la dedicherò a risolvere questa vera e propria emergenza appunto per decine di migliaia di artigiani e professionisti e piccole imprese relativa allo sconto immediato in fattura ex articolo 10 del decreto crescita. Ecco, detto questo, però a livello civile vi voglio continuare con queste trasmissioni che ormai ne faccio pochissime, ma nel passato ne ho fatte una ventina, le trovate tutte nel mio blog personale che si chiama Tracce, e dove ho una sezione buoni esempi in cui ho descritto decine e decine di meccanismi dal basso che funzionano, tutte attività, tutte iniziative, diciamo, della società civile che hanno migliorato il contesto locale e che molto spesso possono essere replicate un po' in tutta Italia. Quindi trovate decine di buoni spunti, buoni esempi, buone pratiche, ribadisco, sono quasi tutti progetti in attività, in essere. Ciao Roberto, spero che ci vediamo a Rimini, perché ovviamente sono stato invitato, ovviamente insomma, sono stato invitato, però devo, come sempre, devo fare i conti con l'aula, quindi se ci sono votazioni in aula, io non mi posso spostare, perlomeno se sono votazioni importanti e in cui non siamo sicurissimi, o meglio, sapete che la maggioranza è risicata, per cui quando si vota su questioni importanti dobbiamo stare tutti in aula, per cui a Rimini io ho già fatto un programmino di venire e stare mezzo pomeriggio e mezza mattina dopo, però dipenderà da come appunto sarà la situazione d'aula. Spero proprio di poterci venire. E dicevo, nel mio blog personale, nella mia sezione buoni esempi, trovate tutta una serie di cose che funzionano e che io spero in molti possano leggere. Ovviamente non sono assolutamente iniziative mie, sono iniziative di decine di soggetti dal terzo settore o semplici cittadini in tutta Italia che funzionano. Allora, venendo al pratico, già più volte vi ho parlato del circuito delle monete alternative, che è un circuito assolutamente legale, legittimo, assolutamente regolare, senza nessunissimo profilo di illegittimità, ma ribadisco totalmente regolare. E tanto è vero che di questo circuito appunto delle monete complementari, 3-4 anni fa chiesi a Roberto Ficco di organizzare un evento alla Camera e fu fatto un evento di una giornata intera. Lo trovate sempre nel mio sito alla sezione Monete Complementari. Ce ne sono diverse, faccio vedere un attimo appunto la sezione, e in questa sezione c'è anche il video completo di quella giornata. Eccola qui, questa fu un'intera giornata dedicata alle monete complementari. Sono 3 ore di video. Eccolo qua, vedete, qui siamo in una delle sale, diciamo così, del Parlamento, e queste sono 3 ore in cui si spiegano le monete complementari. Voi direte 3 ore sono tantissime, e sì, ma quando c'è tanto da dire di cose pratiche, vi assicuro che ne vale la pena. Riassumo in maniera brevissima.
La moneta complementare più strutturata e più diffusa in Italia è il circuito Sardex. Ogni regione che aderisce ci ha messo un nome, diciamo così, regionale. Quindi in Sardegna lo chiamano Sardex e in altre regioni lo chiamano con un nome leggermente diverso, Liberalex, eccetera, eccetera. Come funziona? In realtà, più che una moneta, sono crediti basati su scambi. Un credito equivale a 1 euro. Quindi è un circuito di scambi basati sulla fiducia. Cioè, intanto è un circuito tra imprese, tra professionisti. Quindi io sono, che ne so, l'idraulico che ha aderito a questo circuito, vado dal grossista che anche lui ha aderito a questo circuito, compro tutta una serie di materiali e anziché pagare 1000 euro, pago 800 euro e 200 crediti Sardex. Il grossista che ha acquisito gli 800 euro in contanti li usa ovviamente come vuole in maniera tradizionale. I 200 crediti può andare da qualsiasi altro professionista, impresa che aderisce al circuito Sardex e con questi 200 crediti che equivalgono a 200 euro può a sua volta comprare altro materiale. Quindi questo è un circuito di scambio che sta funzionando da più di 10 anni in maniera egregia. E questo appunto è il circuito Sardex a cui invito professionisti e artigiani e imprese ad associarsi perché funziona decisamente bene. Vi faccio vedere anche un attimo la pagina. Vediamo di recuperarla. Eccola qui. Infatti il titolo è Circuito di Credito Commerciale. Poi ribadisco, questo è il circuito SAR della Sardegna, ma in quasi tutte le regioni italiane c'è l'omologo circuito, cambia semplicemente il nome. Vedete che appunto è dedicato a ditte individuali, professionisti, piccole e medie imprese, ma anche le grandi aziende, anche il terzo settore. Quindi per tutti voi questo, ribadisco, è una cosa che funziona veramente in maniera egregia. Tanto è vero che non c'è solo in Italia, c'è anche in altri paesi. E ribadisco, è totalmente, perfettamente legale, non c'è nessun profilo della minima irregolarità, funziona perfettamente. Detto questo, la prima notizia, la prima notizia era ribadire questo. Ed era ribadire che questo circuito, insieme a un'altra splendida realtà che si chiama Cooperativa Insieme, che è un'assicurazione etica, hanno sommato le due cose, grazie Rosanna, grazie, hanno unito le due cose per avere la massima sinergia. Allora, due parole sulla Cooperativa Insieme, ve ne ho parlato un sacco di volte, ma continuo a farlo per i nuovi amici che non la conoscessero, così come in Italia esiste al momento una banca etica, perché al momento ne esiste una, nulla vieta che se ne formino altre 100, ma al momento ne esiste una, esistono anche due cooperative etiche, una è il CAES, il Consorzio Assicurativo Etico Solidale, e una è la Cooperativa Insieme. Le trovate come sempre nella mia sezione Finanza Etica del mio blog. Riassumo velocemente, sono due cooperative che nascono, così come è nata Banca Etica, non per il profitto, sono entrambe no profit, ma per offrire servizi i migliori possibili al prezzo migliore possibile. In particolare la cooperativa Insieme, diciamo, ha fatto, diciamo così, il trucchetto che uno dei soci è l'assicurazione in senso stretto, che è una mutua, quindi anch'essa con finalità estremamente solidali. Leggo, ma stiamo parlando di una cosa diversa, comunque le criptomonete arriveranno prima o poi, anzi ci sono già.
mi sono perso, Cooperativa Insieme, quindi nata dal basso, per essere clienti bisogna essere soci, quindi c'è un minimo di sforzo in più perché bisogna chiedere la prima volta di associarsi, quindi un piccolissimo sforzo, però la Cooperativa Insieme tratta le polizze a gruppi, quindi riesce a spuntare degli ottimi prezzi e, come il CAES, delle ottime condizioni contrattuali, perché ricordiamocelo sempre, anche qui l'ho detto decine di volte, ha poco senso risparmiare 50 euro all'anno su una polizza classica RC auto, che è obbligatoria, ha poco senso risparmiare 50 euro all'anno quando magari poi nel momento del sinistro, dell'incidente, vengo trattato male. E allora quei 50 euro che pensavo di aver risparmiato me ne pento amaramente perché o a livello di tempistica, quindi di tempi di attesa, o a livello proprio di quanto mi viene dato come indennizzo, le condizioni non sono assolutamente le migliori. Quindi ribadisco, quando stipulate un RC auto, state molto attenti non solo al prezzo della polizza, per carità, ma alle condizioni. In altri video vi ho parlato delle varie clausole vessatorie, che appunto si chiamano così perché sono delle belle stangate verso il cliente finale. Per cui, se uno sta più tranquillo, fa come me, che sono 10 anni che sono assicurato con assicurazioni etiche, a prescindere che da un anno non ho neanche più l'auto perché l'ho rottamata. Ovviamente me lo posso permettere perché vivendo soprattutto a Roma, qui ci sono i mezzi pubblici che funzionano per me sufficientemente bene. Ribadisco, sono un privilegiato perché lavoro in centro e vivo in centro, quindi devo fare solo 3 km al giorno, quindi me lo posso permettere, ma nei 10 anni precedenti ero assicurato con queste assicurazioni etiche e vi ho fatto anche più video, vi ho fatto vedere anche la mia polizza assicurativa, ve ne ho parlato altre volte, quindi vi invito ad informarvi perché qui le condizioni di trattamento sono assolutamente ottime. In particolare la cooperativa Insieme, di cui mostro velocemente il sito, fa parte anche delle best in the world, cioè sono quelle cooperative che sono state dichiarate. Sono state dichiarate le più a impatto positivo per tutta la società, vedete? Questo è il logo di cui sono stati di cui è stata insignita la cooperativa. Qui ci sono tantissime notizie veramente molto interessanti. Io mi limito appunto a questa notizia che ho messo nel titolo, cioè la cooperativa insieme a La cooperativa assieme, scusate il gioco di parole, al circuito di monete complementari Liberlex, ha stabilito una sinergia, cioè polizze assicurative che possono essere pagate anche appunto con queste monete complementari, meglio con questi crediti complementari di questo circuito. Quindi c'è una sinergia assolutamente doppia. Vediamo se posso essere posso spiegarmi ancora meglio. Allora, qui parlano del caso Emiliano, quindi in Emilia questo circuito complementare si chiama appunto Liberex, mentre in Sardegna si chiama Sardex, in Piemonte c'è un altro nome, in Veneto c'è un altro nome, ma il meccanismo è sempre lo stesso: un mutuo credito alternativo e complementare a quello monetario, in cui aziende e professionisti possono avere rapporti commerciali senza utilizzare nemmeno un euro, ma con compensazioni reciproche di beni e servizi. Ora, questo è un articolo di giornale e qui dice senza utilizzare nemmeno un euro. Io ero rimasto al fatto che il bene o il servizio si pagava in parte in euro, in parte in crediti. Qui dicono senza utilizzare nemmeno un euro. Può darsi che si sia evoluta la situazione,
comunque nei siti trovate assolutamente i dettagli. Sta di fatto che sicuramente si paga di meno perché appunto ci sono questi crediti complementari che possono essere utilizzati come se fossero dei contanti. Ora, questo è un sistema che favorisce intanto il rafforzamento tra le reti di impresa perché è basato sulla fiducia. È basato sulla fiducia. Il circuito fa da collettore e fa da garante perché nel momento in cui tu chiedi di associarti, non è che proprio proprio ti associano così perché gliel'hai chiesto e c'è una faccia simpatica. Fanno comunque un minimo di valutazione, anzi fanno una valutazione e soprattutto ti assegnano un numero di crediti che è proporzionale alle qualità della tua azienda o del tuo lavoro, cioè se sei un libero professionista che ha un giro d'affari molto elevato e una situazione molto florida, ti assegneranno, faccio per dire, 1.000 crediti. Se sei invece un professionista più piccolino, che ha un giro d'affari più piccolo, con una situazione, diciamo così così, magari te ne assegnano 100, 200. Quindi ovviamente c'è un'opera di intermediazione per far sì che nessuno se ne approfitti e nessuno possa recare danno agli altri membri della rete, e mi sembra ovviamente assolutamente il minimo. Ecco, tra questi soci emiliani, perché appunto qui si parla di questo caso emiliano, c'è appunto anche la cooperativa Insieme che raggruppa 7.000 soci utenti che offre appunto servizi di assicurazione. Ora la novità è che appunto queste polizze assicurative possono essere pagate con questi crediti complementari. Quindi c'è un doppio risparmio. Io utilizzo questi crediti per pagare un bene o un servizio e lo prendo da un circuito assicurativo etico che mi tratta nella maniera migliore possibile. Bene, questa era la prima notizia, poi vi metto ovviamente il link con i dettagli, con tutti gli approfondimenti e spero di farvi un piccolo grande servizio a darvi queste notizie. Io continuo a ribadire che ci si scambia buone notizie, interessanti e risparmiose, ne guadagniamo tutti. Ora, detto questo, la seconda notizia che volevo darvi la riprendo dal mio amico, spero di poterlo chiamare così, Beppe Grillo, che ancora una volta ci dà un'ottima notizia pratica, cioè l'Italia senza supermercato. Una mappa, c'è un sito, adesso ve lo mostro, un sito che vi mostra la mappa delle iniziative di vendita, diciamo così, diretta, quindi senza la classica grande distribuzione organizzata. Quindi gruppi di acquisto, mercati a chilometri zero, produttori locali che vendono direttamente, aziende di trasformazione che vendono direttamente. Ciao Dennis, buona domenica anche a te. Quindi tutte iniziative che, diciamo così, saltano la grande distribuzione. Ora, io altre volte vi ho detto che secondo me la grande distribuzione punterà sempre di più anch'essa sulla consegna a domicilio. Vedete, in questi giorni gira molto la pubblicità di una nota catena italiana che propone il servizio di vendita a domicilio. Ribadito che dal punto di vista energetico io per primo ribadisco che questo è un sistema molto più efficiente perché con un furgone carico di merce io servo 100 famiglie, ma ho un veicolo che gira per la strada e quindi anche i consumi e le emissioni di un veicolo, mentre quelle stesse 100 famiglie, se vanno ciascuna a prendersi la spesa in negozio, mettono sul traffico 100 veicoli e i consumi rilevanti. Siccome il grosso della massa è il veicolo, perché quando si va alla spesa si spostano 15 quintali di veicolo per portarsi a casa 10 kg di merce, mentre quando si sposta un furgone si spostano sì 30 quintali di veicolo, ma per far girare 10-15 quintali di merce, quindi il rapporto come efficienza energetica è decisamente migliore. Quindi detto questo, su questo sito c'è la mappa delle
di tutte le attività appunto di viene diretta. Dunque l'avevo preparata, l'avevo preparata, l'avevo preparata. Eccola qui, eccolo qui il sito. Allora, alziamo la luminosità e ve lo faccio vedere un attimo. Leggo un attimo Andrea Ardini. Allora Andrea, io non lo so, penso di sì. Penso di sì, ma comunque stai un attimo a contattarli e a chiedere. Io so che stipulano polizze un po' per tutto. Tanto è vero che nell'articolo che mi stavo riassumendo prima si faceva l'esempio di una segheria. Si faceva un attimo che lo recupero, lo faccio prima. Allora, faceva l'esempio di una segheria, un libero professionista che si è assicurato a tortura, l'azienda che fa impiantistica industriale e ha fatto la polizza per alcuni mezzi di trasporto e impianti fotovoltaici, segheria per un'assicurazione per procedere con una commessa in Germania, quindi l'assicurazione copre moltissime fattispecie, presumo anche il condominio. Ma molto banalmente, se li contatti, credo che glielo puoi chiedere direttamente. E questo qui rispondo ad Andrea Ardini. Detto questo, volevo farvi vedere appunto questa mappa, o meglio, proprio il sito completo, perché potete fare la ricerca anche città per città. Ecco, vedete, il titolo è emblematico. Scopri i luoghi del consumo critico locale e solidale. Ora, per esempio, qui ci mettiamo come luogo di ricerca Roma, una città a caso, apparirà la mappetta qui sulla destra e sulla sinistra tutti in ordine alfabetico tutti i soggetti. Vedete, qui sulla sinistra trovate e quindi si vedono anche le categorie, aziende agricole, gruppi d'acquisto, che ce ne sono parecchi, negozi, ancora aziende agricole, mercati e produttori trasformatori. Questi in buona sostanza sono le varie categorie. Mentre qui sulla destra si trova la mappa. Adesso scusate, con un dito solo vado malino, vediamo se ce la faccio a farvi vedere che a Roma ci sono 29 soggetti, eccoli qua, e vi dà la mappa completa, e quindi vi potete orientare. Scusate, ho fatto tutto con la telecamera puntata male, però eccolo qua, questa è la mappa di Roma, questa è la mappa di Roma, e potete vedere appunto che ci sono 29 realtà di vendita diretta tra mercati, negozi, aziende agricole, gruppi d'acquisto e produttori barra trasformatori, e quindi li potete cercare tranquillamente. Questo c'è la mappa città per città. Quindi ribadisco, potete, diciamo così, avere un consumo estremamente più critico e oserei dire anche garantito, nel senso che andando direttamente dal produttore o i gruppi di acquisto di cui vi ho parlato moltissime volte, tra l'altro nel mio sito trovate una sezione dedicata proprio ai gruppi di acquisto, potete avere il massimo della qualità con il prezzo minore possibile, perché saltate la filiera del commercio, la grande distribuzione, grossisti, grande distribuzione. Grazie Mariella, ciao, fa sempre piacere. E, quindi detto questo, questa era la seconda notizia, poi naturalmente vi metto il link al sito, che tanto è semplicissimo, viveresenzasupermercato.it. Volevo darvi la terza e ultima notizia, dopodiché andrò a godermi anch'io la domenica con un piccolo giretto. La terza notizia è relativa alle ferrovie italiane che hanno dato incomodato gratuito 450 stazioni, ovviamente dismesse, ovviamente 450 stazioni che non si usano più, e quindi c'era lì l'immobile assolutamente chiuso
e inutilizzato, anziché lasciarlo così, scusate il termine, a marcire, lo danno incomodato al terzo settore e quindi a varie iniziative, come per esempio a Ponte di Piave, che tra l'altro è 1 chilometro da dove vivo io. A Ponte di Piave c'è un'iniziativa relativa allo scambio dei libri e altre attività di promozione sociali. Poi ci sono, a Bologna c'è un presidio della protezione civile, un quartier generale della polizia provinciale Ponte Moriano, in provincia di Lucca, centro di accoglienza per migranti a Melfi, info point turistico a Ginosa Marina, progetti di economia circolare a potenza superiore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un classico esempio di come a costo zero ci siano benefici per tutti. Da una parte le ferrovie dello Stato mantengono la proprietà di questi immobili, dandoli in comodato gratuito, perlomeno se ne assicurano un minimo di manutenzione, perché i soggetti a cui viene dato in comodato ovviamente avranno tutto l'interesse a tenere in ordine, manutenuto, l'immobile in cui stazionano. E per la società civile di quel luogo, tutte le varie iniziative sono ovviamente iniziative che servono a creare ricchezza, distribuirla, condividerla, oppure a fare anche attività di solidarietà, come per esempio il centro di accoglienza per migranti, cosa che io continuo a essere convinto che dia più benefici rispetto alle spese che vengono effettuate. Quindi ringrazio personalmente Rete Ferroviaria Italiana, alla prima occasione le ringrazierò anche ufficialmente, ribadendo il concetto che fra l'altro questo progetto è stato fortemente voluto e realizzato, tanto per cambiare, da Banca Etica, di cui vi ho parlato alcune centinaia di volte. Quindi per chi già mi conosce, non mi ripeto perché so già che ormai si starà impiccando perché lo ribadisco per la centesima volta, per chi invece non la conosce, la conosce, c'è l'ira di Dio di materiale su internet, sul mio sito sempre Tracce, c'è una sezione Finanza Etica con riassunte tutta una serie di fantastici motivi per cui conoscere questa realtà di finanza etica che anche in questo caso riassumo in estrema sintesi è assolutamente ufficiale perché in Italia non si possono fare banche che non siano controllate da Banca d'Italia e che non siano passate per tutta una serie di controlli, di attività ispettive, di istruttorie per la creazione della stessa, quindi non stiamo parlando di una cosuccia così improvvisata, basata sulla buona volontà e sul dilettantismo, ma stiamo parlando di una cosa che esiste da 20 anni e che, come vi ho mostrato recentemente, gli ultimi rapporti dimostrano che non solo è più solidale, ma persino è più remunerativa, cioè rende di più. Cioè rende di più. Cioè la finanza etica, udite, udite, ma sono 2 anni che lo ribadisco, in base alle statistiche, in base proprio ai conti economici, rende di più, ha una redditività che è mediamente tripla, tripla rispetto alle banche normali. So che per chi lo sente per la prima volta ovviamente non ci crederà, lo invito ad informarsi, nella mia sezione Finanza Etica, ci sono anche i rapporti, questi rapporti che appunto prendono in considerazione tutti i vari parametri. Da quanto capitale è sottoscritto, da quanto ne viene prestato, ai tassi di sofferenza, eccetera, eccetera, eccetera. Dennis, ci sarebbero centinaia di buone iniziative da fare, qui mi sia consentito aprire una piccola parentesi. Portavoce nazionali, se si concentrano sulle problematiche nazionali, semplicemente non possono avere più tempo per iniziative locali, perché se io, come faccio da quando sono in Parlamento, mi concentro su problematiche nazionali,
poi non ne ho più, perché anche in questi giorni di festa io banalmente mi sono letto le memorie lasciate in audizione da una dozzina di soggetti che abbiamo audito appunto nella settimana scorsa. Come ho detto all'inizio di questa diretta, tutte le energie adesso sono sull'emergenza dell'articolo 10 del decreto crescita, quello che consente lo sconto in fattura immediato e che tu sicuramente conosci molto bene. E ovviamente molti cittadini non sanno cos'è, ma gli artigiani, liberi professionisti, le piccole imprese sanno quanto sia urgente risolvere questa problematica, che non è affatto semplice perché in buona sostanza implica comunque un sacrificio economico da parte dello Stato. E quindi, come al solito, il problema grosso è trovare le coperture, perché i soldi non si inventano, bisogna trovarli da qualche parte, bisogna reperirli, e quindi stiamo cercando di farlo. Quindi, chiuso con questa cosa con la quale anche avevo aperta questa diretta, vi auguro buona domenica a tutti. Adesso me la godo un po' anch'io. Il tempo di mettervi i link di approfondimento di queste notizie, se vi sono piaciute, se le ritenete interessanti, spero le vogliate condividere con i vostri amici. Buona domenica a tutti.